Alla terza edizione dell'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme, il contest Best Barista Junior è diventato un concorso nazionale. Scuole da tutta Italia hanno infatti partecipato alle prove proposte dal concorso, svolte in due giorni al Castello della Querceta e riservato agli alunni di Sala Bar degli istituti alberghieri. Si svolge intanto con la partecipazione di 13 scuole provenienti da tutta Italia, poi ognuno di questi ragazzi, qualche istituto ne ha fatto partecipare due, e dovranno occuparsi uno della parte di caffetteria, avranno da fare una performance nella caffetteria, e un altro per quanto riguarda l'elaborato di un cocktail inedito. La scuola che obiettivo ha nell'organizzare questa iniziativa? Allora, intanto diffondere la cultura del caffè, di nuovi metodi estrattivi, della latte art, che è una grande passione che sta prendendo un pochino tutti gli addetti al servizio, di interiorizzarla all'interno dell'istituto e farla apprendere poi ai nostri ragazzi. I risultati da chi vengono giudicati? C'è una giuria di esperti sia per quanto riguarda la parte di caffetteria e sia per quanto riguarda la parte relativa ai cocktail. La proclamazione dei vincitori è stata con una cena di gala alla Querceta, nella quale i primi riconoscimenti in palio erano macchinari da caffè, sono andati a Massimiliano Miceli dell'Istituto Florio di Erice per la caffetteria. Nella sezione cocktail ha vinto invece Benedetta Paglialonga dell'Istituto Guerra di Cervia, provincia di Ravenna. Per le scuole, infine, a vincere è stato l'Istituto Savioli di Riccione.